Buongiorno a tutti, oggi voglio riprendere con voi il viaggio che abbiamo cominciato qualche settimana fa, la scoperta dei principi della Carta Smeralda, che vi ricordo è un codice etico promosso da One Ocean Foundation per condividere principi e azioni a tutela dei mari. Oggi vi voglio parlare del quarto principio, che ci invita a minimizzare l'uso delle risorse naturali, a promuovere il riutilizzo e favorire il riciclaggio del vetro, della carta e ovviamente della plastica. Che cosa vuol dire in concreto? Vuol dire che prima di partire per la gita in barca cerchiamo di acquistare prodotti facilmente riciclabili e riutilizzabili ed evitiamo il più possibile di imbarcare nella nostra cambusa confezioni di plastica. Pensate a quanti rifiuti in meno possiamo produrre acquistando articoli sfusi, tanto per dire. Una volta che siamo in mare possiamo organizzare una raccolta differenziata dei rifiuti e comunicare ovviamente a tutto l'equipaggio le giuste pratiche di separazione. Inoltre considera tutto ciò che devi fare per evitare che il vento o i movimenti della barca disperdano rifiuti in mare. È sicuramente capitato a tutti di veder volare via il sacchetto del pane o delle patatine. E 8 volte su 10 le manovre per recuperare il sacchetto sono così difficili che rinunciamo alla fine, giusto? Una volta che si ritorna in porto, il lavoro non è finito perché possiamo smaltire i rifiuti negli appositi contenitori della marina rispettando le linee guida del riciclaggio. O addirittura possiamo portarcelo a casa, questo sacchetto dei rifiuti. Tanto non ha mai fatto male a nessuno avere un sacco dell'immondizia nell'auto. A questo principio è strettamente collegato il quinto principio, che ci invita a eliminare la plastica usa e getta, come le bottiglie, i sacchetti, le pellicole varie, le posate, e a sostituirle con soluzioni alternative e più sostenibili, mi verrebbe da dire anche più eleganti, diciamocelo. Mentre la maggior parte dei diportisti rispetta queste indicazioni e si prende cura del mare, molti non sono consapevoli degli impatti che l'andar per mare provoca sul mare stesso. Certo, i diportisti contribuiscono solo in piccola parte all'inquinamento complessivo che entra nelle nostre acque, ma non possiamo ignorare neanche questa piccola parte. Per saperne di più vi invito a visitare il sito oneocean.org e firmare anche voi la Carta Smeralda e fatela circolare tra vostri amici, parenti e anche soci di circolo. Da parte mia è tutto, io vi auguro una buona giornata, noi ci vediamo presto. Ciao!